cominciamo col direttore, è finito il mercato. Per fortuna. Bilancio sembra sulla carta, parliamo sempre sulla carta, davvero positivo, insomma. Credo che quasi tutti gli obiettivi che vi eravate prefissi di raggiungere li avete raggiunti, dal punto di vista proprio del profilo dei singoli giocatori. No, abbiamo... Chiaramente permettetevi di ringraziare la famiglia di Nuno, perché dal patron a Paolino, al presidente, a Gino di Nuno, sono stati sempre vicini da quando sono arrivato l'8 giugno, abbiamo iniziato a lavorare. È stato un mercato infinito, perché sono stati 4 mesi lunghi, più noi abbiamo iniziato a lavorare col mister dal lockdown. Io già da Bari avevo contattato alcuni calciatori che poi si sono arrivati adesso. È stato un mercato lunghissimo, forse noi siamo stati i primi a iniziare e gli ultimi a finire con un ultimo colpo importante. Avevamo tanto da fare, io ormai a memoria ho perso la somma delle operazioni che abbiamo fatto, però secondo me il bilancio è positivo. È chiaro che a monte non pensavamo di portare giocatori come Iocolano, come Caprov, giocatori importanti. Poi sai, pian piano è stato un mercato strano, difficilissimo. Ci sono addirittura tanti giocatori che ieri si sono sistemati, come giocatori che avevamo inseguito, come Minesso, Neglia o altri nomi che avevamo comunque contattato, e ci sono anche tanti ancora svincolati. Un mercato strano, una lista prima 22, poi 24 ha condizionato il mercato, in più ancora Biceglie e Foggia lo devono ancora fare, hanno la proroga, il Trapani è saltato, quindi ci sono tanti giocatori fermi. Un mercato molto difficile, ne parlavo ieri con tanti addetti ai lavori. C'è stato un abbassamento dei prezzi, è stato strano. E quindi abbiamo dovuto cambiare tante volte alcune dinamiche. Però alla fine, dai, siamo contenti. Tanti, tanti volti nuovi, difficili da amalgamare, questo è un compito da allenatore vero, insomma. Ma se dovesse indicare la trattativa più complicata che ha portato a termine quel successo, il fiore all'occhiello personale. Ma devo essere onesto, sono state tutte belle, tutte lunghe come trattativa. Quella di Matteo Marotta è stata la prima, quella di Seglia, che abbiamo accelerato una domenica pomeriggio, ti ricordi? Io stavo andando a Catania e una domenica pomeriggio chiamo, dico: se non lo facciamo domani questo lo perdiamo. O quella di Marco Pissarro, che è stata una love story di 2 mesi. Non mi sento tanto nemmeno con la mia fidanzata, perché con Marco mi sentivo ogni 2 secondi. ma tante operazioni, però devo essere onesto, una che mi sono piaciute molto invece le operazioni dei giovani, perché quelle le abbiamo programmate, perché abbiamo creato una rosa che ha 23 su 24, quindi abbiamo un posto libero ancora che ce lo giocheremo a gennaio, abbiamo 4 2001 secondo me tutti bravi, uno poi Capoferri che sta giocando sempre titolare. Dico che quelle dei ragazzi sono state le operazioni più belle, perché hanno dato il senso della programmazione, cioè noi avevamo letto il regolamento e ci siamo mossi prima degli altri, con accordi col Genoa, col Brescia, col Milan, per Aidara, Raggio e Capoferri, anticipando gli altri, soprattutto su Capoferri, che era richiestissimo in C, sono stati secondo me molto bravi i tempisti. Quindi quelle sono quelle che più mi piacciono. Poi i grandi sono anche l'ora che ho avuto la possibilità di viverlo in questi giorni, a Simone, Iocolano, l'ultima di Caprof. Insomma, le operazioni a me piace gustarmele, vivermi il calciatore per quei 2 o 3 giorni, dargli la giusta attenzione. Quindi sono tutte belle, non ne ho un particolare. Però dico che il lavoro sui 2001 secondo me è stato il più bello. E vedere se è un 2001 che il mister apprezza, che fa giocare, è una bellissima soddisfazione. Ma ce la racconti un po' questa operazione Caprof, direttore, perché insomma... Andare a pescare in Serie A Argentina comunque per una squadra di Serie C non è proprio capiti tutti i giorni, direi. No, onestamente, il giocatore mi è stato proposto da Lorenzo De Santis circa 1 mese e mezzo fa. E chiaramente veniva proposto in più squadre italiane, perché lui, avendo il doppio passaporto, il passaporto italiano, può essere tesserato in B o in C. Quindi non avevo lo status di extracomunitario. E pian piano la situazione, diciamo, non era per noi all'inizio, poi piano piano
Piano piano in Argentina si sta dilatando il tempo dell'inizio del campionato, ci sono seri problemi, a parte la Libertadores, dove anche lì c'è il Boca, ha avuto parecchi contagi, non ha potuto giocare una partita, insomma ci sono tanti problemi, il campionato tende a ritardare, chiaramente questo sta portando l'avvicinamento di tanti giocatori verso l'Europa. È stato secondo me determinante il presidente Di Nonno, perché onestamente ha fatto uno sforzo che io personalmente non mi aspettavo, e ha dato la possibilità di chiudere la trattativa. Diciamo che rispetto a quando è stato proposto il giocatore, a quando è arrivato, è passato del tempo, perché è normale, è il gioco tra domanda e offerta, quindi si è stata un po' dormiente la trattativa. Io sapevo che il giocatore era svincolato, sapevo che stava lì, poi quando è stato il momento il presidente mi ha dato l'ok per un determinato situazione, l'abbiamo fatto. Però è uno dei tanti, noi abbiamo trattato, non si capisce quanti giocatori, ma tantissimi. Alcuni sono usciti, altri meno, alcune trattative sembravano chiuse. Una, c'è stata una trattativa che è durata un mese e mezzo e non si è chiusa, di un nome che non è mai uscito. Ci sono tante trattative che abbiamo fatto. Poi è normale che alcune si chiudono e altre no. Poi sono delle accelerate, dei momenti del mercato. È stato bello per questo. È stato un mercato di alti e bassi. Come è stata aperta la lista 24, noi in un giorno abbiamo fatto l'ora, perché già l'avevamo puntato ed era un'idea che come allargava una lista un giocatore ci poteva servire. È stato un mercato lungo, però alla fine penso abbiamo investito una buona squadra, tanto ora comanda il campo. Sono felice perché Caprov ha dato anche un lustro alla, non solo alla società, ma alla città di Lecco in tutto il mondo. Ieri è stato postato su tutti i siti argentini il logo della Calcio Lecco, e credo che questo sia un orgoglio per tutti, non solo per il presidente, che chiaramente era ieri felice, tutta la famiglia di Nuno era felicissima, adesso speriamo che, insomma, di dare, che il ragazzo possa dare il giusto contributo, perché ora comunque bisogna aiutarlo anche all'ambientamento, a tutto. Però lì da quel punto di vista il mister, che ha una esperienza importante, avendo giocato all'Udinese, conosce benissimo i giocatori sudamericani e come gestirli, però da un lustro a tutta la città, e secondo me l'intera città deve ringraziare il presidente per quello che ha fatto, perché oltre a prendere giocatori da C importanti ha portato un colpo che veramente dà la sensazione di quello che il presidente vuole fare. Posso una domanda al direttore generale? Matteo, il direttore Cattelarci, la trattativa di un mese e mezzo era quella di Cutolo. No, vabbè, non è uscito il nome, diciamo era una delle, sì, dai, diciamo che abbiamo provato, però ho preferito rimanere ad Arezzo, ma con acqua passata non è niente. Secondo me abbiamo preso giocatori importanti in egual misura. Ecco direttore, lei ha il contatto diretto con il patron di Nuno, si è scatenato, cos'è successo? Ma direi di sì, però sapete benissimo che il presidente è una persona focosa, se vogliamo, questo lo dico tutto. Quando si parla di giocatori veri, di giocatori che giocano a calcio, lui è disponibilissimo. Il direttore mi ha appena detto che neanche io, neanche lui ci credevamo che il presidente poteva arrivare a tanto, cioè a prendere un giocatore di questo calibro. Chiaro che alla fine è sempre il capo, quello che ripeto dalla vita, che tu conosci benissimo. Però i suoi trascorsi ci portano a pensare che è un grande giocatore, no? Poi l'hai detto già te, River Plate, Arsenal, Saran, insomma, squadre importantissime in Argentina. E ringraziare il press e tutta la società, ormai penso che è superfluo, l'ha già detto il direttore. Ha fatto degli grossi sforzi, l'ultimo colpo, grazie ancora una volta al nostro direttore Fracchiolla, che ha lavorato sodo e duro, io ho cercato di dargli una mano in quello che potevo ovviamente, siamo un pochettino stanchi, a fine mese, però siamo felici, la società è felice, però è giusto anche dire che è arrivato lui, e Caprof, però abbiamo già giocatori di una certa levatura, non è che ci siamo focalizzati solo su lui, certo è un grande giocatore, ma voi sapete senza far noi abbiamo una bella squadra, dei nomi già altisonanti, no? Cioè non è che, però devo dire che noi siamo felici tutti, ci auguriamo, come diceva il press ieri sera, che la città di Lecco capisca
che cosa sta facendo. Vuole solo un grazie alla fine, perché quando hai detto io vorrei solo un grazie, perché sto dimostrando di essere una persona legata a Lecco, alla città di Lecco, alla squadra di Lecco, insomma. Presidente, tra l'altro, è una persona che ha sempre guardato di buon occhio i giovani, quindi legandomi anche a quello che ha detto il direttore Fracchiolla, direi che aver preso tanti elementi che al di là dell'aspetto economico garantiranno comunque anche un futuro, potenzialità di valorizzazione alla squadra, penso sia un aspetto che lo faccia sorridere. Sì, hai detto bene, Matteo, è chiaro che il presidente, ma il direttore hanno lavorato anche in questa ottica, no? Ma mi pare anche normale. Però il direttore ha portato dei giovani che io, vi devo dire la verità, sono un po' di anni che sono a Lecco, ma non perché qua presente, perché ha portato molto tante volte dei veri giocatori che ci hanno dimostrato di essere dei bravi giocatori. Chiaro che la prospettiva è futura e della società è anche quella, valorizzare questi ragazzi, e ci auguriamo che prendano un volo in alto, e non solo perché uno lo vende o perché prende i soldi, ma anche, come dice il presidente, lui è felice domani di trovare un giocatore che gioca in B o in A dicendo: il mio presidente di Nunno mi ha fatto arrivare in A. Pensate cosa chiede lui. Lui è felicissimo di trovare un giovane che gioca in B o in A. E dice: ero a Lecco col presidente di Nunno. Quindi l'obiettivo è anche questo. E tra l'altro, vado un attimo su qualsiasi suo aspetto economico. Il presidente ha detto: andrà a finire che spenderà meno quest'anno rispetto a quanto speso in tutta la scorsa stagione, avendo una squadra più forte. Anche a mercato finito, una cosa che puoi confermare? Direi di sì, perché con il direttore Fracchiolla si fanno dei conteggi, quindi è chiaro che prima degli esporci direi proprio di sì, perché anche dell'ultimo colpo, che vi garantisco, è chiaro che non è venuto per poche lire, ma ha lavorato bene il direttore, e noi siamo, non dico tanto meno, però siamo ancora forse meno dell'anno scorso, c'è qualcosina ancora in meno, dopo l'ultimo colpo. Quindi siamo felici anche per questo, perché voi sapete meglio di me che spendere tanto non vuol dire vincere, no? Ne abbiamo esempi in Serie A, Serie B. Io credo che il presidente si è messo a disposizione, il nostro direttore ha speso, ma ha fatto delle spese oculate, e secondo me ha speso qualcosina meno. E la faccio entrambi, poi chiudo. Valore della rosa rispetto alle altre? Io aspetto quinto posto, direi che l'asticella ieri si è un po' alzata. Quando si va in alto poi sì, comunque anche le altre, sono l'asticella si sposta sempre meno, però comunque direi che io penso sia da quei posti lì. Sì, certo che sai, il tifoso forse aspetta molto di più, ma è normale, cioè vedendo arrivare di certi giocatori, l'ultimo Kaprov come dicevamo, però permettetemi di dire che io sono sempre stato quello che dice sempre che il campo è l'ultima parola. Sì, sono d'accordo che l'asticella a questo punto deve essere alzata, perché il calibro dei giocatori arrivati grazie al nostro direttore ti portano a sperare in questo, insomma, via, che l'asticella sia un pochettino più in alto, sicuramente. No, io credo che noi dobbiamo, appunto, il diktat da presente, l'ho detto alla prima conferenza stampa, noi dobbiamo mettere in difficoltà tutti, dare su ogni campo, così come è stata a Livorno, una squadra che non molla mai, una squadra che stava vincendo la partita, poi alla fine l'aveva persa, è riuscita a riaddrizzarla, perché è una squadra che ha carattere, perché ha voglia. Io quello che pretendo non è vincere, perché vincere non lo prescrive il medico, non è che vai e c'è un medico bravo che prescrive la vittoria. La vittoria si costruisce, ma la cosa più importante è l'atteggiamento, la voglia, la determinazione. Noi dobbiamo essere tutto, l'ambiente deve essere determinato, cattivo, grintoso, dal magazziniere che è una persona già tanto focosa fino ai tifosi. Tutti noi dobbiamo essere concentrati e dobbiamo credere e spingere fino al 95esimo, al 96esimo. Quello deve essere il nostro obiettivo. Poi, se siamo bravi, vinciamo. Se siamo stati più bravi avversari, si stringe la mano. Ma dobbiamo sputare sangue fino all'ultimo. Questo è quello che io voglio. Questo è quello che ho detto nello spogliatoio prima della
prima gara con la Giana, che è stata una partita sofferta, ma secondo me dove già si è visto lo spirito di squadra, e con Livorno abbiamo avuto lo stesso spirito. Questo deve essere. Poi, quinto, sesto, secondo me, per budget speso, perché io so quanto abbiamo speso e quanto spendono gli altri. Perché tutti dicono che noi abbiamo speso tanto, vorrei proprio vedere gli altri quanto hanno speso. Io so quanto abbiamo speso noi, ed è molto meno di tante squadre del nostro girone, molto meno dell'Alessandria, del Novara, della Carrarese e del Como. Quindi questa è la verità. Noi non ci interessa quanto spendiamo, perché alla fine 11 sono loro e 11 siamo noi. Noi dobbiamo spingere fino al 95, quello deve essere il nostro obiettivo. Poi a fine campionato tiriamo le somme. Però l'importante è che non voglio vedere nessun giocatore che molli prima che l'arbitro fischi. Ultima domanda, ultimissima. Tanti giocatori sono nuovi. Sì, ho contati 22 operazioni, più 4 rinnovi, 26 operazioni. Ecco, l'unico era Molieri che non abbiamo fatto niente. Più il direttore che viene da un'altra regione. Ah. Più il direttore che arriva da un'altra regione. Ma si comincia a sentire l'aria di derby, riuscite a trasmetterla o no? Perché no. È una partita importante. Penso che avete visto quando abbiamo segnato col Livorno. Cosa ho fatto? Non me ne frega niente, sia Livorno, Como, per me tutte le partite sono alla stessa intensità. Per me Como, sì, è una partita importante, lo so, vengo da... Sono barese, so che significa vivere un derby, lo so molto bene. E, però per me tutte le partite sono col coltello in mezzo ai denti. Cioè non l'avete visto nella mia esultanza, il modo di vivere la gara. Forse è la mia giovane età che mi porta a essere un po' focoso, però penso che noi dobbiamo avere quella cazzima. Il nostro allenatore è uno di quelli che da quel punto di vista è un martello, è un altro uomo del sud tosto. E a me, io ribadisco, avete visto anche nella sede, io dal primo momento questa squadra l'ho sentita addosso, perché personifica quella che è le caratteristiche del mio modo di essere. C'è una persona, sono una persona, un lavoratore, ma sono anche una persona sanguigna, e questo mi piace molto. Questa squadra, insomma, questi colori me li sento abbastanza addosso, li ho sentiti dal primo momento. E questa voglia non solo la spingo nella prima squadra, ma anche nel settore giovanile. Perché l'ho fatto l'amichevole con Milan, con la Beretti, e prima dell'amichevole gli ho detto in faccia ai ragazzi cosa volevo, insieme al presidente, insieme al direttore. Infatti, abbiamo fatto poi una buona gara, e anche lì dobbiamo fare un campionato. Onorare la maglia che portiamo addosso, perché questa maglia non è uguale alle altre.